Presentiamo Sonia Sissa Sacrato, che è menzionata al settimo Festival Gian Logarda con il suo libro Controcanto. Sonia, già scrittrice di successo per il suo, sì, dice, lo possiamo dire, è stato un romanzo veramente molto letto, molto venduto, molto apprezzato. Ed è stata la mossa del gatto che ha vinto anche parecchi premi. Per cui adesso presentiamo invece Controcanto, puoi dirci è un titolo che a me piace moltissimo, Controcanto, e vorrei sapere da cosa deriva questo titolo e perché l'hai scelto. Allora, scegliere il titolo per un romanzo è sempre una cosa, è quasi peggio di scrivere una sinossi. Fatemi scrivere un romanzo, ma non fatemi scrivere la sinossi e meno che mai trovare il titolo. Però c'era la musica che ha fatto parte sia nelle pagine scritte, sia nella mia vita fuori mentre scrivevo. E volevo qualcosa, un titolo che avesse proprio, che parlasse di musica. E quindi ho fatto tipo 4 notti insonne pensando a un titolo che fosse musicale, che si adeguasse anche al tipo di trama, perché ovviamente doveva essere coerente. E mi è venuta in aiuto una canzone di Fossati, non mi ricordo il titolo, ma a un certo punto lui dice: sì, abbiamo bisogno di una speranza, sì, di un controcanto. E la musicalità della parola mi è piaciuta e quindi l'ho proposta all'editore che questa volta l'ha accettata, perché si sposava bene con quella che è la trama, con le due storie che si intrecciano e non si sa mai quale sia una il controcanto dell'altra. E direi che è veramente un titolo azzeccato, come dici tu, è molto congruente anche con il dipanarsi della storia. E parliamo un attimo di questa storia che contiene molti personaggi. E c'è sia la parte, a me è piaciuto il contrapporsi quasi della parte affettiva con la parte poliziesca, quindi c'è questa doppia. Anche analisi, diciamo, no? Dei sentimenti e piuttosto invece della parte un po' più cruda della poliziesca. Il tutto fatto con grande professionalità, se posso dirtelo, per cui volevo Molto. chiederti, posso, grazie, per cui volevo chiederti come svolgi le tue indagini, cioè quali sono i tuoi strumenti per le ricerche, perché vedo che comunque nel libro è tutto molto attento e c'è questa parte di attenzione sui particolari che è veramente notevole. Allora, io parto da quella che voglio che sia la trama, quindi la storia, e a seconda dei posti dove si svolge o degli strumenti che coinvolge, vado a fare il giro di ricerche. Dopodiché tiro fuori la faccia tosta, diciamo tosta, e vado a rompere le scatole a quelli che sono quelli del mestiere. Allora, dove non riesco a parlare con un poliziotto per parlare decentemente di vicequestore o quelle che sono le procedure, cerco di documentarmi sui libri. Ancora Google non lo trovo ancora sufficiente, quindi ad esempio ci sono dei libri di Biagio Fabrizio Carrillo, che è un criminologo che ha lavorato con Massimo Tallone, che scrive dei saggi e aiutano molto. Per ciò che concerne ad esempio la musica, sono andata a rompere le scatole a un musicista, a David Romano del Sestetto Stradivari, e lui mi ha dato tutte le info sul violino. Benissimo, abbiamo fatto una piccolissima presentazione di Sonia ed aspettiamo ovviamente con il suo prossimo libro che le auguro possa essere un grande successo come questi. Ciao.